Ciao a tutti, sono Giampaolo Greco, docente del corso di Game Design. Nella vita mi occupo di direzione creativa per tutte le tecnologie immersive, realtà aumentata, realtà virtuale, metaverso, gaming. Oggi siamo alla fine di questo percorso durato un paio di mesi, abbiamo visto 5 scuole, tanti studenti. È stato un percorso molto interessante dove sono contento perché ho visto una progressione degli studenti, ho visto che non soltanto hanno capito cosa significa fare giochi, ma poi hanno messo anche il loro ingegno, creatività e disponibilità nel creare dei piccoli prodottini, delle piccole avventure grafiche o delle storie semplici ambientate nel territorio. E quindi sono molto curioso di vedere alla fine di questo percorso con gli altri docenti il risultato finale. Diciamo che fin tanto che il valore non è zero, scrivi ciao. Quando il valore diventa zero, non lo scrivere più. Questo mi fa più operazioni scrivendo una sola riga di codice. Mi aspetto sicuramente qualcosa che possa subire e stupirci. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Bianca. Io sono Chiara. E frequentiamo l'Istituto Magistrale Alberto Galizia e abbiamo appena concluso il progetto di Game Design. Sono assunta a sapere del liceo linguistico di Filippi Scaldi. Mi chiamo Giuseppe De Rosa, del liceo scientifico a Genuino. Io sono Ciaffi Lucia Francesca di terza L. Io sono Francesca Amabile del liceo scientifico Andrea Genovino. Abbiamo provato a fare un videogioco horror fantasy e il titolo del nostro videogioco si chiama The Vampire Game e, come dice il titolo, parla di una storia di vampiri. L'autore grafico è basato su una favola, più precisamente per la maggior parte è basato sulla versione di Basile, ovvero il braccio di morto. In realtà la favola l'abbiamo anche riadattata, ovviamente, in una chiave un po' più comica, parodica, un po' più contemporanea, potremmo dire, questo misto fra contemporaneità e medioevo. Abbiamo realizzato un videogioco che abbiamo chiamato Noemi, che tratta di una ragazza che praticamente si è buttata giù dall'abbadia, un editore dell'abbadia, e adesso il nostro gioco si basa più su quello. Abbiamo due personaggi che sono due fratelli, e il personaggio giocabile è Luca, e sono degli investigatori che cercano di risolvere il caso. Linea d'ombra in generale è stata una bellissima esperienza come PCTO per noi e speriamo di poter rivivere di simili negli anni che vengono a venire. Io non sapevo niente per quanto riguarda il game design, la figura del game design, e quindi adesso che ho seguito il corso posso dire di sapere molto di più rispetto all'inizio, ed è comunque stata una bella esperienza da fare insieme a tutti gli altri. Secondo me forse la difficoltà più grande sì, è stata abituarsi a un nuovo linguaggio, a un nuovo modo di pensare. Un progetto diverso dal solito, di cosa noi di solito facciamo. Davvero davvero bello lavorare tutti insieme. Vero, anche perché ha arricchito tanto e secondo me ha anche migliorato il nostro rapporto come classe, perché sì, ci siamo un po' scannati, però a fin di bene, quindi ci è piaciuto.